Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi primissimo video, come vi preannunciavo nel video precedente, in cui torniamo un pochino a chiacchierare insieme. Nel senso che ho intenzione di provare, insomma, tutto in fase di testing, a riprendere un po' la chiacchiera con voi relativamente ad argomenti diversi dal mondo del trucco, che comunque però fanno parte, penso, della quotidianità di tutti noi, letteralmente, perché si tratta di problemi oppure di situazioni che secondo me più o meno tutti affrontiamo nel corso della nostra vita. E assolutamente ho intenzione di parlarne in modo leggero, in modo propositivo, senza innalzarmi a esperta del settore psicologia, psicoterapia o chi più ne ha più ne metta, perché non lo sono affatto. Io ho intenzione di parlarvi di questi argomenti attraverso le mie esperienze di vita, semplicemente per condividerle e per farvi sentire anche un pochino più parte, perché avendo passato io per prima ansia, depressione, attacchi di panico, senso di inadeguatezza, eccetera eccetera, so bene che talvolta ci si sente un po' soli, no? Quindi magari avere qualcuno da ascoltare che parla dei tuoi stessi problemi ti può far sentire un pochino meglio, perché appunto ti annienta un po' quel senso di solitudine nel mondo. Ovviamente se avete dei problemi, io questa premessa la farò sempre, se avete dei problemi importanti, se la vostra condizione vi porta a degli stati d'animo particolarmente tristi, particolarmente depressi, io per prima vi invito a visitare un professionista, quale magari uno psicologo, un consulente, insomma, perché io per prima, quando avevo problemi appunto di depressione, ansia, attacchi di panico, andai da degli specialisti, quali appunto degli psicologi, per cercare di aiutarmi, e devo dire che mi hanno sempre aiutato tanto, soprattutto nel periodo adolescenziale. Quindi veramente non pensate che, e questa è una cosa che voglio dire, ci tengo davvero tanto, che se io o chi per esso sia si mette a parlare di queste cose online, per quanto possiate riconoscervi nei loro problemi, non è quello il canale di aiuto. Nel senso, parlarne fa bene, parlarne è come un balsamo per l'anima, nel senso che ti fa sentire un pochino meno sola, però se avete bisogno di aiuto, vi prego, e non perché non voglia considerarvi affatto, anzi, di rivolgervi a uno specialista, perché io purtroppo non posso aiutarvi in tal senso, ok? Parliamone, chiacchieriamone con leggerezza, con positività, ma se avete appunto dei problemi, per favore cercate di parlarne con chi ha sicuramente più competenze di me. Ok, perfetto. Allora, oggi, a grande richiesta, perché quando ho preannunciato questa cosa qui su YouTube e anche su Instagram c'è stata una richiesta, diciamo, unanime, parleremo dell'autostima. Dell'autostima, che è uno dei miei è sempre stato uno dei miei problemi più grandi, e penso tuttora lo sia, nel senso che faccio molta fatica a dare un valore a me stessa tale per cui riesca a sviluppare una certa sicurezza, no? In me stessa. L'autostima è una delle cose fondamentali per affrontare una vita piena di successi, soddisfazioni, traguardi raggiunti, perché senza quella, senza il sapersi riconoscere, diventa difficile, ma non è impossibile però, perché chi ha problemi di autostima, secondo me, è sempre più propenso ad autoanalizzarsi. Non so, ditemi anche voi se questa cosa è vera. Veramente, io costantemente mi autoanalizzo, costantemente mi metto in dubbio e costantemente ricerco il confronto con le persone. Penso sempre che magari il mio pensiero possa essere in qualche modo sbagliato, e vi parlo anche di autostima da struccata, perché poi ci arriveremo. Penso sia uno di quegli scalini fondamentali da salire per aiutarci in tal senso. Che sia autostima appunto legata a dei pensieri, al modo di agire, di comportarsi, o che sia autostima legata al nostro aspetto estetico, perché appunto, trattando di make-up e beauty, principalmente sui miei canali sia YouTube che Instagram che Facebook, si parla più che altro di autostima legata all'aspetto estetico delle persone, esteriore ovviamente. Però ci sono anche tanti problemi di autostima legati proprio al comportamento. Io tantissime volte mi sono sentita sbagliata
o non mi sono sentita abbastanza. Mamma mia, quante volte non mi sono sentita abbastanza. Tuttora ogni tanto mi acchiappa il gap, per cui mi chiedo se sono abbastanza per il mio compagno, per Marco. Ragazzo con cui sto insieme da 13 anni, quindi diciamocelo, se non ero abbastanza, la cosa sarebbe probabilmente finita prima. È proprio una quotidiana lotta contro te stessa o te stesso, perché fondamentalmente probabilmente ci manca o ci è mancato quel qualcosa che ci aiutasse o ci aiuti a capire io sono questo, sono questa, valgo questo, valgo questa. E va benissimo così. Parlando con Sasha, ve ne ho parlato anche appunto sul mio profilo Instagram, una mia carissima amica, lei dice sempre: il problema grosso della nostra società è che sin da piccoli ci hanno abituati a notare gli errori anziché sottolineare le cose belle che facciamo. Basti pensare all'andare a scuola, no? Quando noi facciamo una verifica, c'è sempre un cerchio rosso enorme sopra i nostri errori, che ovviamente li mettono in evidenza, lasciando in qualche modo passare in secondo piano tutte le cose giuste che abbiamo fatto. E si fanno notare gli errori, il che è perfettamente giusto, nel senso che ovviamente per impartire una giusta educazione, insegnare qualcosa, bisogna farli notare gli errori. Però in qualche modo, e io ne sono assolutamente la testimone, c'è sempre qualcuno, non tutti, ma qualcuno che quegli errori te li farà sempre notare più degli altri. E questo influenza tantissimo la tua crescita oppure il tuo stato d'animo attuale. Bene, quello che dobbiamo imparare noi, ragazze e ragazze, io stessa per prima, perché ripeto, continuo ad avere un sacco di problemi di questo tipo, è fermarsi un attimo e pensare un po' egoisticamente a se stessi, nel senso, sia che voi siate nel pieno dell'adolescenza, sia che voi siate grandi, perché poi tantissimi problemi purtroppo ce li portiamo dietro per tutta la vita. Dobbiamo imparare a metterci lì, sederci e dire: ok, ho sbagliato, va bene, lo riconosco, perché è giusto riconoscere i propri errori e anzi io credo sia fondamentale quando si sbaglia appunto saperli riconoscere e nel caso saperli correggere o chiedere scusa se necessario. Ho sbagliato, bene, ho fatto questo errore, ok. Che cosa questo errore mi può portare di positivo? Nel senso, che cosa questo errore mi può insegnare quest'oggi? Nel mio caso specifico, che ho appunto passato un'infanzia all'insegna degli errori e delle critiche, del non essere mai stata capita e nemmeno aiutata, se così vogliamo dire, nel senso che io nella mia infanzia non ho mai ricevuto un instradamento basato sulle mie attitudini. Quello era quello doveva essere. Nessuno mai si è preoccupato di cosa realmente ero io, di chi ero, di quali erano le mie attitudini, di quali erano le mie preferenze, ma era tutto un così va fatto e così devi fare. Basti pensare che io ho frequentato delle scuole superiori che ho detestato dal primo all'ultimo giorno perché non erano per niente in linea con le mie attitudini, proprio anche a livello di capacità. Fondamentalmente io ho fatto una scuola per geometri e con la matematica sin da quando ero alle elementari non ci ho mai fatto amicizia, mai. Quindi sono stati 6 anni di inferno, 6 perché ne ho perso uno proprio al primo anno, il che forse doveva già far capire qualcosa, però va bene. E sono stati 6 anni terrificanti, dai quali non ho tratto assolutamente nulla nella mia vita, anzi il giorno in cui mi sono diplomata, perché alla fine ce l'ho fatta con immensi sforzi e frustrazioni, però il giorno in cui mi sono diplomata ho comandato, obbligato il mio cervello a dimenticare tutto e così ho fatto. Quindi per me sono stati 6 anni buttati perché non mi sono serviti a niente. Se c'è stato o c'è qualcuno che non ci capisce, non significa che siamo noi sbagliati, ok? Perché ognuno di noi a questo mondo è fatto diverso. Ognuno di noi ha modi di pensare, modi di fare completamente diversi e non esiste giusto o sbagliato. Se parliamo di un discorso morale ed etico, allora tutto un altro paio di maniche, ma io penso che questi discorsi, sinceramente, impartiti dall'educazione, impartiti da magari una religione o chi più ne ha più ne metta,
siano un po' fini a se stessi, perché limitano lo sviluppo della persona, nel senso, ovviamente non dobbiamo diventare tutti dei mega cattivoni, questo sì, un minimo di senso, come dire, di rispetto verso il prossimo, di rispetto verso se stessi e di rispetto in generale ci deve sempre essere. Se c'è qualcuno che ci fa sentire sbagliati, non è assolutamente detto che noi lo siamo per forza. Nella maggior parte dei casi quella persona non è in grado di capirci, o perché non vuole farlo o perché probabilmente proprio non ci riesce. Quindi, nel frattempo è cambiata anche la luce di qua, scusatemi ma ho dovuto chiudere la porta, non fateci caso. Comunque, prendiamoci un momento per noi stessi e pensiamo veramente a cosa quell'errore che poi magari ci è stato fatto notare da qualcuno può insegnarci di positivo. Non guardiamo solo il negativo, ma anche il positivo. Il negativo va comunque tenuto in considerazione perché è ciò che trae l'insegnamento, ok? Quindi dove abbiamo sbagliato è giusto sapere dove abbiamo sbagliato per poi capire come rimediare al nostro errore, magari non all'errore fatto, ma all'errore futuro. Però l'importante è proprio trarne qualcosa di positivo. Mi ha insegnato qualcosa? Ecco come mi comporterò la prossima volta. Però l'importante è tenere sempre a mente che non siamo sbagliati. Io ho avuto proprio questo grosso problema durante la mia adolescenza. Mi continuavo a chiedere che cosa facessi di sbagliato e dove io stessi sbagliando e perché ero così sbagliata. Perché fondamentalmente mi facevano sempre solo notare quanto io fossi sbagliata. E no. Crescendo, e mi fa piacere parlarne qui su YouTube perché magari mi ascolterà anche qualche ragazza, qualche ragazzo in piena adolescenza, appunto, che magari sta attraversando una situazione simile a quella che ho attraversato io. Crescendo ho capito che in realtà io non ho sbagliato niente, e non è peccare di presunzione, ragazze e ragazze, assolutamente no, ma semplicemente riconoscere che cosa effettivamente non andava, ma anche che cosa avrei potuto fare di meglio per evitare di sprecare tutto quel tempo. E probabilmente, anzi sicuramente, qualcuno non l'ha capito. Quindi è un insegnamento, anche qui positivo, per capire cosa non fare poi in un futuro. Ovviamente non tutti gli errori si fanno, anche chi sbaglia, magari nel comportarsi con noi in un certo modo, non sempre lo fa con cattiveria, assolutamente. A volte, anzi, lo si fa pensando che sia giusto. E questa è una cosa che succederà sempre, perché appunto siamo tutti diversi in questo mondo e tutti la pensiamo in maniera differente, quindi anche magari un semplice istinto di protezione nei vostri confronti potrebbe far agire le persone in un modo sbagliato. Però piuttosto si parla, si ascolta, ci si confronta e si giunge ad una soluzione insieme. La cosa sbagliata è proprio l'imposizione, no? Anche solo di un giudizio o di un comportamento è sbagliato. Questo assolutamente sì. E se proprio vediamo che dall'altra parte o dalla nostra parte non c'è modo di andare oltre a questo limite mentale che o l'altro noi ci siamo imposti, rispettare comunque l'altra persona, semplicemente, se possibile, tenendo la giusta distanza, perché a una certa, ragazze e ragazze, appunto non tutti siamo della stessa idea, quindi se tu hai quell'idea e proprio non riesco a venire incontro a te o tu non riesci a venire incontro a me, bene, non importa, va benissimo così, teniamo ognuno al proprio posto senza entrare in conflitto. E questa è una cosa importantissima, è questo ciò che vi insegna a costruire la vostra persona in base ai vostri ideali, che non sono giusti, non sono sbagliati, perché oggigiorno nessuno è giusto e sbagliato, ma comunque a rispettarsi e rispettare il prossimo. Da qui poi nasce l'autostima, perché se uno inizia ad avere un'idea più concreta di quello della persona che è, degli ideali che ha, e di quello che vale, indipendentemente da quello che gli altri possono dirti di fare, di dire, di valere, tu inizi a costruire la tua personale autostima e naturalmente tantissimi problemi se ne andranno da soli, perché quelli che fino ad allora sono stati problemi in realtà erano tutti meccanismi mentali derivati dalla mancanza da parte mia, da parte nostra, insomma, di saper riconoscere che cosa per noi è giusto o sbagliato. Io la penso così,
Io la penso così, infatti negli anni ho capito questa cosa e ho iniziato a costruire la mia personalità basandola sui miei ideali, sui miei valori morali, che differiscono quasi completamente dalle persone con cui sono cresciuta e che mi hanno cresciuto, ma non importa, io continuo a rispettarla lo stesso, attenzione. Semplicemente so che se una persona agisce in un modo, anche a me molto vicina, agisce in un modo che va contro i miei ideali e i miei pensieri, la mia filosofia di vita, mettiamola così, va bene, faccio presente a questa persona che il mio pensiero è completamente differente dal suo e basta. Se succede che questa persona ci ragiona e capisce in qualche modo che anche lei o lui che sia, la può pensare come me, ben venga, ma se così non è, pazienza. A quel punto prendo le dovute distanze, perché ragazzi e ragazze la vita è mutevole, è un continuo cambiamento, una continua evoluzione. Uno dei prossimi argomenti è proprio legato alla crescita e al cambiamento. Cambiamo in continuazione, quello che pensiamo oggi, magari tra 10 anni, 20, 30, 40, non sarà più lo stesso, magari cambierà radicalmente oppure acquisirà delle sfumature dettate dall'esperienza. Quindi comunque però è importante rimanere centrati in se stessi, perché noi abbiamo un valore, non possiamo farci completamente sminuire sempre dal prossimo. Non significa diventare cattivi, Significa proprio consapevolizzare, consapevolizzarsi e tenere ferme le proprie idee, le proprie opinioni e agire in base a quello che uno pensa. Perché ragazzi e ragazze, diciamocelo, è tanto bello cercare di andare d'accordo con tutti, io per prima l'ho fatto per anni. Plasmare la mia persona in base a quella che mi trovo di fronte. Non parliamo di semplice rispetto, ovviamente se so che a te dà fastidio una determinata cosa, non te ne parlo, va bene così, o te ne parlo con toni magari un po' più tranquilli. Stiamo parlando proprio del rapportarmi costantemente con una persona, plasmando la mia persona in base a quell'altra persona. No, non va bene, non va bene. Perché alla fine non ci sarà mai una vera versione di voi, oppure se c'è, è talmente tanto repressa che non ha la forza di uscire e definirvi, perché ragazzi e ragazze, solo noi ci definiamo, non sono gli altri a definirci, siamo noi a definirci. Gli altri possono amarci, possono disprezzarci, possono volerci bene, possono non sopportarci, ma intanto noi siamo quella persona e l'importante è rimanere quella persona, senza diventare altro per il piacere altrui, perché quasi sicuramente quell'altra persona non si farà questo problema. Quindi cerchiamo di costruire la nostra personalità. Io spero davvero di essermi fatta capire. E questo è il mio pensiero riguardo. Se vi va, fatemi sapere il vostro giù nei commenti, sarei davvero molto curiosa. Io ho creato questo mio pensiero in base ovviamente alle mie esperienze di vita, alla grossa incomprensione che ho subito tantissimo. E che mi ha fatto soffrire tanto, perché mi ha fatto sempre pensare di essere sbagliata. Poi un bel giorno mi sono detta adesso basta. E questa ovviamente incomprensione ha causato ansia, attacchi di panico di cui parleremo, depressione, senso di inadeguatezza, frustrazione, tristezza, incapacità di vivere la vita, di affrontare la vita. Ha causato talmente tante cose che un bel giorno mi sono detta adesso basta. Adesso devo agire per me stessa. Perché tanto è inutile cercare di fare tutto quello che fa piacere agli altri quando a me per prima non fa piacere, non mi fa vivere bene. E quello è stato lo switch. Parlando invece di aspetto estetico, scusate, io chiacchiero, preparatevi perché questi video sono veramente da tazza di tè e via, perché potrebbero essere dei podcast, perché io parlo tantissimo. L'aspetto estetico ha comunque lo stesso identico tipo di approccio, chi se ne frega di quello che pensano gli altri. Allora, finché non ci mettiamo nel cervello, ragazzi e ragazze, chi se ne frega di quello che pensano gli altri, non switcheremo mai e continueremo a stare male. Allora, io ho avuto e ho tuttora, anche se decisamente meno per fortuna, speriamo iddio che non succeda mai più, ho avuto un'acne devastante sulla mia faccia, penso si possa vedere, però come potete vedere io oggi non è che oggi mi faccio vedere struccata per fare la paladina dell'autostima, assolutamente no, io vivo la mia vita diciamo 4 giorni su 7 struccata,
anzi potremmo anche dire 5 giorni su 7 struccata, perché ho imparato ad amare me stessa, indipendentemente dal giudizio altrui. Allora lì l'autostima sale, perché tutto ciò che dicono gli altri non ha più l'importanza e la rilevanza che aveva prima e non mi tocca più. Ho i brufoli, ho l'acne, ho le occhiaie, sono sbattuta. E vabbè, se voglio mi trucco perché va a me di vedermi un po' meglio, magari quel giorno. Ma se non voglio, non lo faccio. E non mi devo sentire obbligata a truccarmi, a mascherare i problemi che ho sul viso perché la società potrebbe giudicarmi. Perché metto un piede fuori dalla porta e il primo passante potrebbe guardarmi, non me ne frega niente, perché tutto va ben oltre il mio aspetto estetico. Il fulcro del discorso è che tutto va oltre l'esteriore, tutto quello che è esterno è solo un corpo fisico, è solo una faccia, sono solo delle mani, pelle. Quello che noi realmente siamo è dentro di noi, ok? Quindi chi se ne frega, cioè se quella persona o quelle persone non riescono ad andare oltre al mio aspetto esterno, tanto da non riuscire a stare insieme a me perché ho questo, quello, quell'altro, oppure a giudicarmi, sono loro i primi problemi, non siamo noi ragazzi e ragazze. Cioè sono loro ad avere dei grossissimi problemi comportamentali e una grossissima mancanza di rispetto verso il prossimo, non siamo noi. Perché i nostri canoni estetici non ci definiscono. Nel senso, ovviamente ognuno di noi è diverso ed è bellissimo questo, perché esteticamente siamo tutti diversi. Però i canoni estetici non ci definiscono, non rappresentano la persona che siamo al 100%, non stabiliscono il valore della nostra persona. E in una società che vive di apparenze, fidatevi, è molto meglio trasmettere un qualcosa più interno anziché vivere con la maschera addosso. Le maschere tante volte ci fanno stare bene. Io per prima, come vi ho detto, mi trucco quando proprio non mi ci vedo, ma non devono diventare la nostra schiavitù. Non lo devono diventare mai, perché l'autostima manca, naufraga nel momento in cui tu non riesci a uscire di casa senza trucco, uscire di casa non sempre vestita super top. Ovvio, sicuramente un bel rossetto, un bel vestito ci fanno sentire meglio, questo è innegabile ed è bellissimo e giusto che sia così, però non dobbiamo dipendere da questo, cioè non dobbiamo dipendere da questo, perché se dipendiamo da questo non abbiamo autostima, non ci amiamo, non ci rispettiamo in nessun modo. E questo era il mio discorso sull'autostima. Io penso che ad oggi io non abbia ancora un'autostima tale per cui possa dire sì, mi amo e mi apprezzo per ciò che sono, perché poi c'è una infinità di sfaccettature che dentro di me mi fanno dire potrei fare di più, potrei dare di più, eccetera eccetera, ma è anche giusto che sia così. Cioè noi attraversiamo questi stati d'animo perché in qualche modo ci devono insegnare qualcosa, e io ad oggi, ai miei 28 anni, sento di non aver ancora imparato abbastanza. Probabilmente neanche a 70 anni avrò imparato abbastanza nella mia vita, però sono pronta a cogliere gli insegnamenti che la vita mi pone davanti. E va bene così, se sbaglio, sbaglio, se cado mi rialzo più forte di prima e più consapevole di prima, ma senza fare in modo che gli altri determinino la mia esistenza. Questo è un mantra che mi ripeto tutti i giorni, poi tanto sono io la prima che si fa mille problemi, ma vi assicuro che nell'ultimo anno ci sto lavorando veramente tantissimo, ci ho lavorato tantissimo e vi assicuro che qualcosa è già cambiato, le persone me lo dicono, lo percepiscono e questa cosa mi rende felice perché sto definendo la mia persona indipendentemente dal pensiero altrui ed è quello che penso dobbiamo fare ognuno di noi. Ognuno di noi si deve creare la propria persona, la propria personalità in base ai propri pensieri. È una cosa fondamentale, secondo me. Cosa ne pensate? Vi aspetto nei commenti. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Se vi va, iscrivetevi al canale e lasciatemi un bel pollicino in su di supporto. Sono davvero curiosa e ansiosa di leggervi e grazie di cuore per averlo visto. Se vi va, ci vediamo nel prossimo video. Anzi, consigliatemi qua sotto degli argomenti che vorreste trattare insieme a me, perché non è un video che faccio solo io, ma interagisco anche con voi. Di quali argomenti vorreste parlare in questa serie
che non so ancora come chiamare, un tempo si chiamava We Talk qui sul mio canale YouTube, quindi ditemi se potremmo riprendere quell'hashtag, insomma, We Talk, o se dovremmo rifare tutto da capo. Datemi qualche idea. Vi aspetto nei commenti, vi ringrazio di cuore per averlo visto e se vi va, ci vediamo nel prossimo video. Un bacione. Ciao!